Siamo alla 38esima assemblea annuale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Con noi Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie mille dell'ospitalità. E, oltre ad essere sindaco di Prato, lei ha un importante ruolo in ANCI come presidente ANCI Toscana e presidente di Fondazione Cittalia. Come si coordinano questi tre ruoli? Si coordinano correndo tanto, questo di sicuro, però diciamo la fortuna diciamo, che mi è capitata di avere l'opportunità di ricoprire questi ruoli mi consentono di mettere anche insieme una serie di politiche che passano attraverso quelle ovviamente complessivi di carattere generale di ANCI Toscana, che sono ovviamente quelle diciamo, legate alla vita quotidiana di tutti i giorni dei nostri comuni, quindi le richieste vanno verso l'amministrazione regionale che è il nostro punto di riferimento immediato, ma anche poi quelle che poi confluiscono nelle richieste romane, diciamo così, verso il Parlamento, verso il governo. Cittalia, per quanto riguarda i comuni, ovviamente fa un lavoro importantissimo legandosi a tutti quelli che sono i bandi del Ministero dell'Interno, tutto il lavoro sull'inclusione, tanti bandi che ci sono, che fanno parte di un pezzo importante della strategia di governo dei nostri comuni. Ecco perché diciamo, su quello c'è un focus, un approfondimento specifico e questo avere a che fare tutti i giorni con i comuni, grandi e piccoli, amministrati dal centro-destra e dal centro-sinistra, della costa e della montagna, mi aiuta anche a focalizzare meglio quelle sono le necessità per quanto riguarda le questioni sociali. Ecco sindaco, uno dei temi più forti di questa edizione dell'Assemblea è proprio il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Per quanto riguarda i comuni capoluogo, comuni medi, che cosa ne pensa? Che abbiamo di fronte un'opportunità strepitosa per cambiare i nostri territori, che rischiamo di romperci l'osso del collo se non cogliamo questa opportunità. Per coglierla abbiamo bisogno di correre rapidamente. Ci sono già state un po' di semplificazioni nel DL80, insomma nel senso della cosiddetta Brunetta, anche l'opportunità di assumere, ma abbiamo bisogno di irrobustire i nostri uffici, di riqualificarli in maniera importante, dare loro strumenti e capacità di correre, di trottare per la redazione dei progetti, la messa a terra di tutte quelle che sono queste opportunità che nascono dalle varie missioni del PNRR, meno burocrazia, un rapporto diretto con gli altri enti dello Stato a partire dalle sovrintendenze e appunto una sburocratizzazione, diciamo percorsi più lineari e più netti per arrivare ad obiettivo, altrimenti rischiamo davvero di non farcela. Ecco sindaco, un'ultima domanda. ANCI insieme al Dipartimento Funzione Pubblica e Formez si sono un po' alleati sul progetto Piccoli Comuni. Per quanto le riguarda il territorio toscano, quali sono le esigenze, le emergenze da questo punto di vista? Piccoli comuni, a proposito di quello dicevamo prima, hanno un particolare bisogno di attenzione che è quello che stiamo provando a mettere in campo, lo fa Formez, lo facciamo anche con le nostre istituzioni di ANCI, perché i problemi lì si acuiscono. Magari territori enormi, abitati da poche persone, con una struttura del comune stesso spesso imbarazzante, veramente, cioè senza tecnici, con pochissimi amministrativi, diventa difficile veramente provare a intercettare quelle opportunità che invece per la riqualificazione del territorio, per la tutela idrogeologica, per la banda larga, per la modernizzazione dei territori sono fondamentali, vorrei dire soprattutto nei piccoli comuni, soprattutto in quelli di montagna, per evitare lo spopolamento, per dare opportunità a chi nasce e vive lì, per dare opportunità alle imprese di insediarsi o di rimanere su quel territorio. Insomma, abbiamo bisogno di un lavoro specifico, di accompagnamento, di mano tesa verso queste realtà. Credo davvero che si possa fare un lavoro importante in occasione appunto PNRR, perché le risorse ci sono, ovviamente abbiamo bisogno dell'impegno di tutti per portare ad obiettivo queste premesse. Bene sindaco, buon lavoro e a presto. Grazie, grazie mille a voi e buon lavoro anche a voi.